Ciao! Ciao ciao! Buon pomeriggio! Ciao a tutti! Ciao! Ciao Elena, ciao Claudia, ciao Simona! Amalia vuole partecipare, facciamo partecipare con noi Amalia! Ciao Monica and ciao. Family! Ciao a tutti! Bentornati, siamo felicissimi di essere qui con voi oggi, studiare con voi allievi di Comanche in Danza, e è un piacere per noi. Assolutamente. Come state? Tutto bene? Speriamo di sì. Tu come stai? Noi bene, noi siamo. Allora, oggi faremo una lezione molto 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 ballata. Per divertirci. Useremo un pochino di più i port de bras e gli spostamenti di peso per usare un po' di più la parte di sopra. E cercheremo di fare anche qualche esercizio in centro, in modo così da fare più o meno tutta la lezione. Sì. E chi si collega per la prima volta, spieghiamo appunto che siamo in due e quindi alcuni esercizi li darò io, alcuni esercizi li darà Marco. E basta, se avete delle domande potete scrivere nei commenti, magari più tardi li riattiviamo, così adesso vedrete bene. Magari alla fine della sbarra li riattiviamo, così se avete qualcosa da chiedere, qualcosa, e magari alla fine della lezione, ok? Quindi non ci resta che iniziare. Disattiviamo i commenti, così ci vedete meglio. Disattiviamo. Ok, andiamo. Forza e buona lezione a tutti. Ok, oggi il primo esercizio tocca a me, ci mettiamo due mani alla sbarra in prima e iniziamo a scaldare, facciamo mezza, 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 demi-plié, tanto la seconda, in, riscaldo bene le anche, seconda, chiudo, punta di nuovo avanti, piego due gambe, due ginocchia che si aprono, il corpo che va su, stendo, chiudo prima, dietro, flex, stendo, sinistra e mezza punta, mezza punta, mezza punta, plié. Tanto la seconda, in, out, chiudo prima, tanto avanti, flex due gambe, stendo e prima, tanto dietro, flex, stendo e là. Port de bras la seconda, otto tempi, andando davanti. Port de bras sinistra, otto tempi, andando davanti, flex della gamba, flessione della gamba sinistra. Torno, flessione della gamba destra, torno, cerco la prima, ok? Andiamo! Iniziamo! Mezza punta, mezza, 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 tempi, tanto la seconda, in, out, prima, cresco, flex le ginocchia, cresco col busto, dietro, apro il ginocchio dietro, vado a sinistra, mezza, passo per due mezze, plie soft, in, out, avanti, due ginocchia, dietro incrocio bene, adesso che stendo incrocio, e porta per la seconda, molto tempo. Avanti, streccio la schiena. E sinistra. Stretch della gamba in sesta. E sinistra. Cresco e vado avanti. Torno dall'altra parte, cresco la vita, cresco e vado avanti, torno, prima stringo i glutei, sento la prima, addominali, stringo per terra, ok, super. Perfetto, facciamo un plié adesso. Facciamo così, utilizziamo questo port de bras in ogni posizione, 7, 8, plie e sul braccio, plie e torniamo, gran plie con tutto il port de bras,
lungo per andare avanti, sento la posizione stacco e vado in seconda. Stessa cosa, plié, estendo, plié, estendo, gran plié con tutto il quadriceps, 7, 8, 1, 2 verso la sbarra, 3, torno, sento la mia posizione e vado in quarta. Tanlie, estendo, tanlie, estendo, uso tutto il quadriceps, ginocchia morbide, ora mi sollevo, cambio avanti, flessione, quarta, stacco e vado in quinta, plie, estendo, gran plie con tutto il quadriceps e ora una bellissima flessione circolare e vado questa volta in mezza punta e tengo l'equilibrio, solo questo, plie, estendo, gran plie con il quadriceps in tutte le posizioni, vi suggerisco il quadriceps. Uso le spalle per scaldarle bene, plie, gran plie con tutto il quadriceps, le braccia non si fermano mai, in e ora sento adduttori, gluteo, stacco e secondo, plie. Gambe, plie,
e riposo. Perfetto. Super. Ok, facciamo il primo tendu. Ci mettiamo in prima posizione. Iniziamo a usare un po' di corpo come nel plié. Facciamo 7, 8. Braccia come insieme. 1, demi-plié, uno dietro. Demi-plié, uno alla seconda, demi-plié, corpo va su. E chiudo, un approccio. 1, 2, 3, 4, 5. Plié, uso il plié morbido per salire. Un tendu dietro, demi-plié. Un tendu avanti con la gamba interna, demi-plié. Un tendu alla seconda, demi-plié alla seconda. Stendo e chiudo, un tendu dietro. Corpo del braccio. Seconda, avanti, demi-plié de roule, questo, scusate, demi-plié, iniziamo a utilizzare questa morbidezza. Finito, andiamo a grande danno, stretching in sesta, avanti, dietro, releve, prima, basta, ok, andiamo, non vi preoccupate, vi aiuto. Andiamo avanti, plié. Dietro, seconda, demi-plié, una, croce in fuori, uso le mani non si fermano mai, demi-plié, releve, da, dietro, demi-plié, avanti, seconda, demi-plié, una croce, dietro, non si fermano mai le mani, demi-plié, releve. La lunghezza del movimento e le mani che non si fermano mai, continuano, continuano, dall'inizio alla fine del vertebra. Sinistra. Uno davanti. Demi-plié. Dietro. Seconda. Demi-plié. Una croce. Dito delle mani. Da dietro, tieni il piede morbido, vado davanti, croce, e allungo, e torno su, apro il petto. Spingo il pavimento per crescere. E adesso salgo per scendere. Super. Benissimo. Adesso facciamo un altro tendu un po' più veloce. In quinta posizione. Sempre con il porte-bras. E facciamo uno fuori e due dentro il plié. Dietro uguale e due più veloci. Seconda, chiudo e due veloci. Coupé, tendu, coupé, tendu. E tutto le danno. Uno dentro e due più veloci in plié. Uno lento e due in plié. Uno lento e due in plié. Coupé, tendu, coupé, tendu. Plié, aggiungiamo una piccola codina. Plié, relevé. Plié, releve, plié, releve, stop, stop, stacco la gamba avanti e facciamo equilibrio. Solo questo. Quindi uno e due in plié. Dietro uguale, seconda uguale, coupé, tendu, coupé ogni volta, quinta tendu, quinta tendu. E tutto andrà. Piccola codina di releve. Mi raccomando, fate
presenza tra fuori, dentro, ma tutto legato. La musica ha una preparazione un po' più lunga. 7, 8, 1, dentro, 2, plié, 1 e 2, plié, fuori, dentro, coupé, tendu, coupé, en dedans, 2, plié, tendu, plié, tendu, 2, coupé, tendu, coupé, codina, e stai, porte per en dedans. Andiamo e stai. Stacco la mia gamba, lunga, ma tengo la quinta negli adduttori. Quinta e... perfetto. È un po' più veloce, ma deve essere tutto legato. Fuori, molto preciso. Fuori, molto preciso. E ogni volta che tallone a terra, sempre, sia nel tendu che nel coupé. Controllate di avere il tallone a terra. Sinistra. Sette, otto, e uno, due, dentro, plié, uno, due, dentro, plié, uno, plié, coude, plié, tallone, fuori, plié, fuori, dentro, dentro, fuori, dentro, plié, coupé, coperta, plie, uso tutto il cuore in braccio, le gambe arrivano al braccio, no, plie, arrivo per l'ultimo, e stacco, controllo di avere due gambe che stanno ruotando, il piede fortissimo fuori, e scendo. Prossime volte tutti gli equilibri in cui abbiamo le gambe fuori, manteniamo la quadratura e la nostra quinta nella parte alta delle gambe. Ok. Ok, super. Facciamo il primo jeté, ve lo faccio sentire un attimo con la musica, non è difficile, ma ve lo faccio sentire. Un bicchiere, due jeté. Dietro. Seconda. Passè, quinta, passè, quinta e da dietro. Lo schema è lo stesso per tutta la lezione, davanti, dietro, seconda. Ed è così, un piquet, due jeté, un piquet dietro, due jeté, un piquet, due jeté, passè, quinta, passè. L'accento del passè è su, ma non col fianco, ginocchio che apre e dita che salgono, passè, in uno, giù. E sono le dita che vanno poi in quinta, ok. Quindi un picchietto di jeté, un picchietto di jeté, un picchietto di jeté, passe, passe, and down, basta, finito lì, finiamo, su su, equilibrio in coup de pied, ok? Non vi preoccupate, vi aiuto. Usiamo sempre le braccia, il movimento delle gambe adesso è più veloce, ma le braccia comunque sono grandi e non rigide, arrivano, e arrivano, continuano a muoversi, ok? Andiamo. 7, 8, e piqué, morbido plié, due jeté, seconda, passe su, uno, quinta, da dietro, seconda, piqué, due jeté, adesso passe su, 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 plié, su, equilibrio, pie. Sento il peso. Cresco ancora di più per salire. E... incominciamo già qui, equilibrio su una gamba, una forza, movimento, non statico, una forza che va giù, una forza che va su e troviamo l'equilibrio. Sinistra. Le dita che vanno in quinta.
che morbido, tengo la schiena nei piedi. Andiamo avanti, portiamo la seconda e stacchiamo.
Ok? Non vi preoccupate, vi guido. Flip flip per partire. Flip flip davanti per incominciare. Sette, due di piedi, morbido, cresce il busto. Quinta, cresce il busto, la gamba dietro lontano. Adesso apro due anche. Passo per la prima. Due round. Uno in piedi. Con la schiena. Avanti. Dietro, gran round. Va dietro, porti grande danno. Seconda. Passo per la prima. Le dita tornano, le dita. Altri due. Sempre. Adesso torna il dito, il ginocchio resiste. Adesso, ecco. Flessione in quinta, tutto il giro. Passando però al massimo dell'altezza del retiré.
proviamo. Preparazione. Un più avanti, due. Quadrati, piede e spalla opposta e sarà più facile.
2 più 3 per cominciare, andiamo. 7, a tua schiena, e 1, 3, croce. 2 più 3. Parto con la gamba davanti. Allora c'è. E chiudo. E... ok. È un po' velocino all'inizio, ma molto bene. Sui petti Batman, fortissimo gli addominali, fortissimi i glutei, ma la parte di sopra libera. Il braccio che fa il giro più lungo possibile. Andiamo, sinistra. Croce. Due seconda. Tre. Da dietro. Dalle dita della gamba davanti. Allongate le scapole. Yes. Solo una cosa, l'ultima, poi smetto di parlare, scusate. Quando facciamo releve e siamo in questa posizione, non lasciamo andare prima il gluteo prima di salire, al contrario, questa parte viene avanti, vengo avanti, è come se risucchiassi la gamba dietro. Ok, in generale okay. Per tutti i suddivisi. Ok, ora facciamo un adagio e iniziamo molto velocemente così, flessione, in avanti e torno indietro. Développé, avanti, punto e chiudo. Flessione verso il barra, torno. Qui, uguale, développé, altissimo, punta e chiudo. Ora facciamo ancora avanti. Flessione, lunghissimo, col braccio che va lontanissimo, torno. Indietro, ora gamba davanti, vai in arabesque. Facciamo allongé, facciamo penché, torniamo, le dita ci portano dall'altra parte in quinta e respiriamo. E facciamo subito sinistra. Quindi flessione avanti, stacco piede, continuo, movimento unico, chiudo. Flessione di lato, stacco piede. Flessione in avanti, stacco piede, panche, ricordo, sale prima la gamba, spinge la gamba, quando non ce la faccio più vado in panche, torno con la schiena e a questo punto le mie dita mi indicano la strada. Sono loro che partono. Facciamo questa specie di rumble step e sinistra subito, ok? Preparazione, respirate, allungate. E braccio su in terza, mi allungo. Uno, arrivo due, torno tre, alloge quattro, développé, non si ferma mai. Avanti, quante, apro braccio. E continuo seguendo la mano, flick, développé la seconda, salgo mentre che scende, resta il braccio, respiro, uno, avanti, e torno, retiro avanti, flick, arabesco, tengo e respiro, la gamba ti spinge.
gamba con destra e sinistra, ci liberiamo un pochino e facciamo adesso nelle direzioni, partiamo in casello, 7, 8, 1, appoggio, e cafè, appoggio, davanti, e adesso due passè come prima, però in giù, non in su, e giù, e giù, da dietro, 1, e cafè, Rambatman, due giù, e giù, giù. In questi passè dove andiamo dietro, attenzione a non fare questo, passè giù, ma al contrario pensiamo di fare passè, aprire ancora un po' per andare giù, fare questo movimento che ci scioglie un sacco e pensare alla fine. Fatto Angarangan, facciamo 7 cloche, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, un po' di braccio. Releve a sinistra. Quindi, 3 gran batman, 1 frasè, 1 cartè, 1 fassè, passè, passè. Ande dan, 7 cloche, port de bras, sinistra. Non vi preoccupate, ci sono. Mi sentite? Pronti? 1 fuori. 1, e cartè. E passè. Due passi in giù e giù da dietro e cartello arabesco, due in giù, 7 cloche, 1, 2. Porte bra e basta sinistra, pronti. E passè, due in giù, sette, cloche, e adesso mi lascio andare. Fatta la sbarra, scioglietevi un pochino, vi metto uno stretch, bevete un po', allungatevi, respirate. Allora, come vi sentite? Adesso è importante un po' stretcharsi, rilassarsi un attimo prima di affrontare il centro, o meno, quello che riusciamo a fare nelle nostre case. Va bene. Allora, ridisabilito i commenti, poi magari dopo li riattiviamo di nuovo, se ci sono domande. Ok. Primo in centro tocca ancora a me, ve lo faccio vedere subito in musica. Mischiamo, il primo esercizio è un esercizio di piazzamento, un tanlie, insieme ai tanlie, quindi li mettiamo insieme. Ve lo faccio sentire con la musica, in quinta, 7, 8, sull'uno che mi piega, 1, 2, spingo e chiudo, 3 tanlie, dentro, dentro, dentro del piede, 7 e 1, 2, dentro, dentro del piede, e da dietro, 3 e 4 e in dentro, 1, seconda, dentro, e su, e andiamo, quindi è Demipiede, stendo, taglie, quinta, un tanlio avanti, uno secondo, uno dietro. Usiamo le braccia, avanti, gli polmani, seconda, dietro, demipiede, apri le braccia alla seconda per ripartire.
In questo primo tandem spostiamoci un po', usiamo bene i piedi per spostare il peso, strisciare e spostare, ok? Destra, sinistra e underhand. Sette, otto, come la musica, pieni, movimenti continui, dentro, tenete morbido, riempite tutta la musica, suonate con il corpo. Lasciala fuori, faccio partire i talloni dall'antedano. Talloni adesso, due talloni. Eccoci. Benissimo. Allora, adesso facciamo un adagio in centro, ma in realtà è solo per piazzare il corpo, senza pensare ad alzare troppo le gambe. E ci mettiamo in seconda posizione. Grand plié in seconda posizione, pensando alle due ginocchia come la sbarra che si apre, come il busto che sale. Torno in pinta. E mi metto in croisé e faccio il mio développé come la sbarra. Partono le dita e non smetto di sentirle fino alla fine. Perché come arrivo vado in retiré. E vado nel mio tissu di croisé. Stendo la gamba e quinta, un pass, e finisco con un développé. Prendo le dita, salgo, développé, tendu, quinta posizione, su, tendu, e vado a sinistra. Riprendo, insomma. Grand plié, pam 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 pam, quinta. Partono le dita, non smetto di seguirle per catene in croisé, per prendere le dita andare in retiré. Attitude, allongé, pointé, quinta pass. Partono le dita, développé altissimo, quanto posso secondo, plié, su, tenu e quinta posizione, ok? La cosa importante è sentire le dita come le stacco, perché sono quelle che ci portano in tutte le posizioni. Proviamo. Ombelico e dita, solo questo. E allunge, ombelico stretto e torno in quinta posizione. Ora dita ombelico, dita, sviluppo, dita che va a retire, prendo il tempo allunge, quinta, faccio il mio développé, arrivo. Quinta,
importantissimo è questo discorso delle dita dei piedi. Soprattutto provate a pensarci sulle cose più semplici. Per esempio, da qua non cado. Mi alleno, penso all'arrivo delle pirouette, quindi dopo il passé resisto con le dita. È un concetto, sembra difficile, ma mi dà un sacco di stabilità in più. Quindi, detto questo, passe, dempie, su, dempie, pirouette, quinta e tambio dietro. Qua, rileve, stesso concetto, non salto, uso i piedi, dempie, pirouette, quarta, detomi, la, anche qui, uso il piede, pirouette, quinta. Non è importante 1, 2, 6, 10 pirouette nell'ambiente in cui siamo adesso, l'importante è arrivare sull'uno nella posizione e essere precisi spalle e fianchi. Quindi su questo, se volete fare uno non c'è nessun problema, l'importante è trovare la forma giusta e pensare a questo lavoro di piedi. Proviamo. Pensa alla teoria dei glutei, quinta, due releve senza saltare,
per fare un po' di brano, le lasciamo così. No, 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 assolutamente no, attivo solo. Anzi no, non abilito. Andiamo col port de bras. Ultimo port de bras, non si finisce mai senza allungarsi. Si inizia allungandosi e si finisce allungandosi. Prima posizione. Anzi, seconda posizione. Allungiamo, destra, flessione e torno. Tengo gli adduttori, sinistra. Ombelico e glutei. E ora, allonge, avanti, anteor, mantengo due gomme che tirano verso l'alto. Appoggio le mani, plie, e estendo. Plie, e estendo. Sento glutei, ombelico, metto su piano. Una vertebra dopo l'altra. Alzo le braccia, su, e apro, tornano da fuori. E ora resisto con i gomiti, scendo in prima, sento i gomiti forti che tirano verso l'esterno, plie, releve e cerco il balance, gomiti sostenuti, ombelico, salgo e sorrido che abbiamo finito. Ok. Eccoci qua. Benissimo, e anche oggi quel che hai fatto si è fatto molto bene. Bene, siamo grazie per aver studiato con noi, siamo molto felici di aver avuto questa possibilità, quindi grazie a Comacchio e a Ermal, un saluto. Grazie, e ricordatevi che non importa dove siete, ma l'importante è fare bene, poco, sempre, ogni giorno. E nella speranza di ritornare presto sui nostri palcoscenici. In sala. In sala, nelle nostre scuole, nelle nostre palestre. Dovunque siete, comunque si può lavorare per quello, ovviamente non come quando siete in sala, ma si può lavorare sulla qualità, sul vostro lavoro in generale. Mm. Certo, non si possono fare variazioni, ma... E si può lavorare anche tanto di testa. Mm. Quindi, grazie. Se avete poi domande, se volete, commenti sotto e rispondiamo volentieri a tutti. Ciao, un grande abbraccio. Un bacione. Ciao.